Ciao a tutti ragazzi, sono Sorghecchi e Barra Battle Switch Gaming. In questo video sarà un altro video combo dedicato interamente a una skin, cioè Starter. Skin secondo me molto figa, due stili. Preferisco nettamente il primo, secondo me, perché è carino anche questo, devo dire, ma in sé per sé la skin non dovrebbe essere, non lo so, nei miei gusti personali, però mi ricordo un sacco la vecchia discarica, quindi ci sono affezionato un pochino, diciamo. È uscita pure nel periodo in cui ho iniziato a giocare a Fortnite, quindi mi ricordo. Backpack fighissimo secondo me, anche il secondo stile, molto alla Yokai Watch 3, non smetterò mai di dirlo, che è uno dei miei brand preferiti, quindi adoro. E ci sta molto bene secondo me, quindi andiamo a vedere le combo con ogni stile, sia della skin che del backpack, e anche più di una per ognuno. Quindi per il momento io direi non perdere altro tempo, non ho niente da tradirvi e andiamo alle combo. Prima combo col primo stile, backpack Zaino di Star-Lord, che secondo me spacca sia per le parti blu che per quelle arancioni. Pure il coso di Groot ci sta abbastanza bene, da sempre quello stile un po' rottame. Piccone tiro alle stelle, che secondo me è buono, il secondo stile spacca perché sia blu che arancione sono i colori predominanti. Poi è pure quel poco di rosso che riprende il berretto, quindi spacca. Stessa cosa per il tatano, che cioè sia l'arancione che il rosso, ignorantissimo, figo il pollo. Overlay come scia e onda oceanica come immatica, perché essenzialmente ha le parti blu e riprende anche il colore della pelle bene o male, quindi ho deciso di scegliere questa come immatica. Seconda combo col primo stile, questa volta con il baffo zaino, fighissima, cioè sì, riprende un botto le parti del berretto, della bandana, cioè ha un sacco di rosso, però se non sembra molto. Le spade, spada epica delle meraviglie, spada epica, forse è doppio. E secondo me ci sta da Dio pure perché con un coltello, deltaplano, ho unito lo stile di scarica allo stile gatto, che sarebbe lo stesso di Kit. E ho scelto pesce volante, che secondo me spacca sia per chiamare il backpack che per una combinazione di colori. Scia freccia giù, semplicemente perché è blu e anche un po' di parti bianche che non guastano. Il bianco e il nero c'è quasi in qualsiasi skin. E mimetica cornante marina, perché sia col simbolo del pericolo come della discarica, non so, vedete mai quando è bloccato. Quindi lo trovavo adatto, pure perché questa parte blu scuro, blu scura. E mi piace molto, secondo me, richiama sicuramente il piccone e la scia anche, che è di questo blu più intenso. Prima combo col secondo stile di starter, quello inchiostro. Backpack, backboard, il primissimo stile proprio, per richiamare molto le parti nere. Piccone, falce scarlatta, perché è nero e ho richiamato molto il rosso. Che qui quasi unicamente nella parte davanti nella bandana, che proprio è acceso, mi piace molto. Stessa cosa per il deltaplano, ho scelto il colpo scarlatto. Sì, colpo scarlatto, che sarebbe il deltaplano di Demi. Scia quella di Condor, caduta dell'anima. E mimetica il sigillo rosso, quella del Cavaliere Eterno. Che sia per queste parti un po' metalliche che magari il cappellino, non lo so, pure la collana. Secondo me spaccava pure perché ha anche parti rosse e nere. Seconda combo col secondo stile di starter. E questa so che vi sembrerà un po' strana vederla così lezza, però ho provato a introdurre il viola, cioè un colore che in starter nel secondo stile non c'è. Ho iniziato con il backpack, mantello del fulmine, che queste parti dorate riprendevano un po' quasi i capelli, mi piacciono molto questi capelli biondi. Sembrano un po' quelli del modello del brigandiere Brando, l'altro skin che ho. Più in questa parte viola, che poi i picconi riprendono il backpack interamente, perché sempre nero e dorato e argento, quindi spaccano pure il tessuto, sembra sempre lucido. Il deltaplano ho voluto fare un attributo proprio al pallino viola, che è pure abbastanza grosso, quindi ci sta molto bene secondo me, ho ricollocato il tutto abbastanza bene. Scia energetica perché è abbastanza anonima, potete usare anche quella del cubo o della tempesta. Però non ve lo consiglio perché non ho voluto esagerare, diciamo. Però perché in questa combo volevo provare a inserire un nuovo colore, un po' tra un dettaglio e l'altro. E se nell'altra avevo provato a puntare quasi interamente sul rosso di quel dettaglio, questa ho fatto così. E mimetica quella di Predator, semplicemente. Parti rosse, parti nere, ci sono. Questa pure è un po' metallica.
Terza combo col secondo stile di starter. Sì, ne ho voluto fare uno in più perché questa skin la potete abbinare a tutto. Soprattutto col secondo stile, che è nero, cioè nero leggero. Meno male ci sta con tutto. Potete anche ignorare il rosso volando. Quindi ho scelto il backpack arco coccola, che io già l'adoro. Così, full nero, bellissimo secondo me. Coltelli da sub, che un po' riflesso riprendeva la parte metallica del cappellino e della collana. Poi anche questi neri. Volevo usare il top lancio weak, però essendo che questa combo l'ho puntata un po' più tra i giardini, ho scelto la mimetica perché erano dello stesso set e molto più carina secondo me la mimetica full nero. Shia per dare quel senso quasi di scarica. E il tablano quello del Mandalorian secondo me ci sta abbastanza bene. Comunque io preferisco quello di John Wick, ma anche questo spacca abbastanza. Prima combo con lo spazzaino nel primo stile. Ho scelto Tiantina perché mi piaceva un sacco, riprendeva le parti rosse e poi il rosso lucido, le parti gialle, poi questo mo' di cartone riprendeva i capelli, quindi spaccava. Lama energetica Marco 85. Ignorate un po' il blu, questo è un po' difficile. L'ho scelto semplicemente perché la parte rossa e dorata in un piccone è davvero abbastanza difficile da trovare, cioè non la trovate così a caso. Quindi questo è un dettaglino, se ne avete qualcos'altro potete usarlo. Deltaplano ho scelto ali tintinnanti perché rosso dorato spacca. Scia luce di linfa semplicemente per chiamare il dorato. E mimetica luciferino, qui ci siamo spostati un po' sull'arancione, diciamo, che comunque c'è nel backpack, o comunque un po' lo richiama, rosso, giallo, quello lì un po', sempre colori caldi sono, quindi ho deciso di fare questa piccola inclinazione qui, perché se vedete la mimetica parte dal rosso fino all'arancione. Seconda combo col primo stile dello spazzaino, con Jules. Che secondo me spacca perché è una meccanica, cioè al posto del goof è il cagnolino, quindi questo semplicemente ci sta bene sia in tema sia di colori. Però quel rosso non si abbina, anzi no, c'ha pure gli occhiali, quindi cioè raga spacca. Questa me l'avevano presentata una sfilata, cioè o unicamente la skin backpack, mi è venuta l'idea. Poi io gli ho voluto aggiungere il basso e l'alto come piccone per riprendere queste parti un po' sporche della cintura. Comunque la parte pure tutta argente, oh, ci sta bene, della mandibola riprende pure vari spill, cioè spacca secondo me. Del tablano abbiamo fortiglia volante, che io st'ombrellino lo adoro, raga, lo adoro, ma tutti lo schifano purtroppo. Mi ricordo un sacco la season 3. Boh, ci sta bene sempre con parti meccaniche così scarti. Scia nuoto aereo per le parti arancioni. E mimetica serve dorato, ho puntato questa volta un po' più su questa parte dorata, magari della maglietta, l'inclinazione del braccio, delle treccine, non lo so. Vedete, ha pure qui gli orecchini, il piercing dorato, quindi ci stava bene secondo me risaltarlo. E le parti bianche semplicemente per la parte di basso e lento, quelle argente, e anche per la maglietta semplicemente, o comunque altre parti proprio del vestito di Jules. Prima combo con lo spazzaino nel secondo stile, questa volta con rivolta, e secondo me ci sta da dio perché sia rivolta mi sembra un po' robottino così stile ignorante, newyorkese, americano, quindi già spacca. Sia perché questo backpack ci sta bene sia con questo stile un po' più cittadino, brusco, sia che con uno post apocalittico. Quindi boh, mi piaceva un sacco. Pure perché è un robot come se fosse il suo motore, come se questo proprio fosse un'energia molto carino da vedere in game, trema tutto. Piccone lava chiodi. Ci sta. Più che altro per le parti argente, e sia per il tema sempre del vandal, eccetera. Deltaplano, questo spacca, secondo me potrebbe essere uno dei migliori del gioco proprio con rivolta se chiudi Sharpam. Cioè, raga, c'ha pure il motore del backpack. Figata. Sia per sei acquisito, sia per le parti robotiche, che prendeva le parti grigie e il rosso. Pure se devo riconoscere non è la stessa tonalità. È difficile che ce l'abbiate, errore del sistema, perché è una scia di season 5 capitolo 1. Però se ce l'avete, questa spacca davvero, ci sta un botto. E ho usato di nuovo la mimetica sigillo rosso, perché anche qui ci stava da dio, cioè sempre argentea con parti nere e rossa. Per concludere, ultima combo col secondo stile dello spazzaino con massacro. Ho deciso di riprendere lo stile post apocalittico che avevo parlato prima, e comunque la parte arancione, cioè secondo me ci sta un botto. Piccone lama di strada, perché
sempre questo stile apocalittico. Poi ci stava anche con gli abbinamenti colori. Mi sono rotto i timpani come ogni deltaplano leggendario cosa. Cioè, ho scelto il deltaplano Travis sempre per questo stile post-apocalittico. Eppure perché riprendeva dagli colori, quindi secondo me spaccava. Scia specialista dello speleologo. Bella, bella, bella. Proprio lisa, brusca, pure riprende la parte dietro. Sempre che anche quella fa il fumo, quel tipo. Ogni tanto va da una vampata in più il backpack. Ora non so se farvelo. Avete visto? Carina come cosa. E Mimetica alias Teschio. Mi sono soffermato sulle parti del cappuccio, comunque della faccia qui. Più che altro che delle parti ciane e gialle. Ho scelto le parti arancioni, nere e metalliche. Ok, raga. Anche questo video è arrivato al termine. Ho voluto farvi il video combo perché vi avevo già portato il primo a shoppare nonostante era andato da Dio, per concludere il cerchio di questa skin, diciamo che ci tenevo abbastanza, diciamo, pure se non è che ce l'ho da chissà quanto o cosa, però secondo me è una skin molto interessata, ad alcuni troppo sopravvalutata, e l'ho voluta prendere in questione per dirvi la mia. Secondo me è carina, levando tutto il tryharding, perché secondo me c'è una cosa, se è da tryharder a me un po' mi fa però alla fine secondo me questa è venuta bene, quindi io vi chiedo solo un bel like perché ci metto tanto tempo, impegno per fare il combo, che cavolo, mica qui stiamo giocando, quindi un'iscrizione se volete. Io non ho niente da dirvi, è dall'astrologare.